Come sapete, Piero Grasso, il nuovo presidente del Senato, ha avuto la meglio nel ballottaggio con Renato Schifani. Sui momenti del voto e dell'elezione noi abbiamo raccolto la testimonianza della neosenatrice Pamela Orru. Vediamo. Pietro Grasso è diventato presidente del Senato con 137 voti validi, 20 in più del parlamentare del PDL Renato Schifani, che ne ha presi 117. Le schede bianche sono state 52, 7 le nulle. L'ex procuratore antimafia ha preso 12 voti in più rispetto a quelli di cui dispone al Senato la coalizione di centrosinistra. Un risultato importante per il PD e per la coalizione di centrosinistra che ha portato ai vertici di Camera e Senato la Boldrini e Piero Grasso. Due figure sicuramente di spessore, come evidenziato dalla neosenatrice Pamela Orru, che la scorsa settimana ha varcato la soglia dell'Assemblea di Palazzo Madama con grande serenità e senso di responsabilità. Ai nostri microfoni ha commentato l'elezione di Grasso raccontando l'andamento dei lavori dell'Aula. Il mio primo ingresso a Palazzo Madama è stato proprio come un ingresso al posto di lavoro. Io per 22 anni sono entrata alla provincia per lavorare e l'ho vissuta nello stesso identico modo, con grande serenità e senso di responsabilità. Però devo dire anche la prima seduta nello stesso identico modo. Però sabato mattina e sabato tutto il giorno è stato veramente particolare, perché emozionante dall'inizio alla fine, dalla riunione quando si è deciso, insomma, ci è stato comunicato e tutti abbiamo accolto favorevolmente ovviamente questa proposta del candidato alla presidenza del Senato Grasso, a tutte le votazioni che si sono susseguite, all'ansia normale che poi nei palazzi si respira. E è stato bello, proprio bello. Grasso è una persona, al di là è ovviamente importantissima come profilo professionale, quello che rappresenta, di un'umanità straordinaria. E già ci eravamo fermati lunedì sera dopo la riunione al gruppo che avevamo avuto, e lui aveva parlato con noi, soprattutto siciliani, di quello che già stava facendo come lavoro, delle proposte di legge, dei disegni di cui avremmo parlato insieme, e poi tutta una volta questa meravigliosa elezione. Siamo tutti contentissimi, è stata la scelta migliore, proprio una grande svolta, una scelta molto molto importante.